Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Oggi è venuto a trovarmi un carissimo amico. Allora, lui è un signore albanese, Edward, è il referente della COM. Ricordiamo che la COM è il Comitato Ornitologico Mondiale, quindi è il referente mondiale, a livello mondiale, Della dell'Albania. Federazione Albanese, che si chiama POSH. Ah, ok. Quindi, perché ovviamente l'Albania, in gergo, è fuori dal confine, si riconosce come Albania, però all'interno gli albanesi si chiamano Shqiptar, quindi Fosh. Ah, ok. Questa è la questione. Quindi allora, Edward mi ha chiesto una collaborazione, nel senso che molti suoi amici, molti suoi iscritti albanesi spesso seguono i miei video, però ecco, con la lingua non è, a volte non sono chiaro, nel senso che loro non tutto capiscono, capiscono abbastanza bene l'italiano, però a volte. Quindi dice, la proposta è stata questa, perché Giuseppe non trasferiamo quelle che sono le informazioni in italiano in albanese, anche io non ho battuto ciglio, nel senso che per me va benissimo, anzi è solo un piacere, quindi benvenuto. Grazie, E oggi parleremo quindi un po' del mio allevamento, di quello che è la mia gestione d'allevamento, e naturalmente Edward trasferirà il tutto certo. Fino in adesso maniera. abbiamo parlato in italiano. D'ora in poi te parli in italiano, io parlo la lingua mia madre, la lingua albanese, e poi vi dico anche in albanese due parole. Io sono venuto qua da Giuseppe. Adesso ripeto, sto parlando in italiano. Sono da Giuseppe. Non che non conoscevo Giuseppe, ci conosciamo da 25 anni, però insomma l'idea è stata sua e mia per fare una cosa. Adesso questo è il primo tour che noi facciamo qua, poi mano a mano trasferiamoci anche in altri allevamenti molto conosciuti, delle altre razze, cioè possono essere razze di melaminici o magari anche di forma e posizione. Io posso adesso mi dimmi città, idea per c'è sotto come Giuseppe, lingui passi, ne pubblicò un gruppo intorno a Antolove, pubblicavano di Sabito di Giuseppe. Shunga da scrivere da comitati di gruppi, ma fanno una due partite di scala e mi giù Shqipe. Passi Shunga to, non so trovare in giù in italiano. E a parte che Shqipe in italiano è spis, Shun Shqiptar flasin in italiano, poi non do thoci che gite di. Sotto flasin per Mirqenin e Shpender, pra Zoive, mënyrën si si Giuseppe in bano to diri, e argomento do të pare këmi nga një. Sigurisht Giuseppe do të flasë italisht, unë do të përkthej, oh, përkthej, fjale male, ai sa mundem në gjuhën shqipe. Faleminderit. Allora, la prima cosa di cui io voglio parlare è l'ambiente, quindi l'allevamento, fondamentale l'allevamento. Tu hai già guardato un po' quello che è il mio allevamento, lo conosci molto bene. Il sole all'interno, cioè riuscire ad avere un allevamento dove viene baciato dal sole, dove all'interno c'è il sole, anche se per poco tempo al giorno, è fondamentale. Quindi sole abbinato ad aria, quindi tu hai visto all'interno dell'allevamento molta aria, all'interno non hai mai la sensazione di, come dire, di sentire l'aria stagnante, ed è importantissimo questo. Allora, la fiale par është per ambienti, pra mënyrën e dhe vëndi ku mbani. Është shumë rëndësishme tek sot Giuseppe që zojt jo vetëm tjetë pasta për të mirë si duhet, po për të ashtë e rëndësishme që djeli të jetë i abinuar me ajin. Në gjitha momentin e dy me një allevament duhet të kemi një ajer të pasta të qarkullushëm. Kështu që mbajmë larkë gjitha së mundit. Në dy në allevament e Giuseppe nuk gjohet asgjë. Kjo është e pjesa e parë. Naturalmente il nostro obiettivo alla fine, il mio come esempio, è sempre, non dobbiamo mai dimenticare che noi alleviamo per il benessere animale, quindi dobbiamo sforzarci di rendere la vita ai nostri piccoli quanto più bella possibile. Ecco, non a caso io ho scelto di allevare all'interno di voliere, proprio per dare spazio, perché il canarino, cioè comunque l'uccello in genere, deve volare ed è fondamentale questa regola. Giuseppe, non so se in primis, pra, questa zjedhur teoria è Mirqenis së shpende. Io per gjithë, Giuseppe, unë rrisë në voliera të mba, pra në voliera 90 cm,
Ci sono avuto ad attorto che un film è futurino del mio futuro, però il cielo animale non ti tanto parte. Allora, così come hai visto, ora facciamo vedere anche nelle immagini, le razze che io allevo sono prevalentemente, io ho cominciato con il giallo avorio, nel tempo però mi sono evoluto e quindi ho aggiunto altre razze, quindi allevo oltre i gialli avorio, i lutini avorio di sempre, allevo i gialli, allevo i lutini, quindi allevo i bianchi recessivi, i bianchi dominanti, e da un paio di anni allevo anche i melanici, quindi il bruno onice, giallo mosaico, il bruno onice giallo intenso e il bruno onice bianco dominante. A te la razza c'è Giuseppe Capigura, così è tua, Capigura significa il goggiato, Capigura inizia da pensi via prepara, Capigura metto verde, hai detto giallo verde avorio, e da anche d'arca c'è tua razza tira, c'è un verde, così, pasta il tuo bardo, il bardo dominante o recessivo, Giuseppe? Sia dominante che recessivo. Sì, tu bardo, sì, dominante o recessivo. Vino del fondo, il castuar, e lo dici che ti dice melanini. I melanini, cos'è, Giuseppe? Bruno, onice, giallo, mosaico. Bruno, onice, mosaico, iver. Ho vinto il titolo mondiale quest'anno. Complimenti. Grazie. C'è che vinto Bruno, onice, vinto il titolo in Botolone. No? È bruno onice giallo intenso e bianco dominante. Bruno onice giallo intenso, to verde intensivo, e giù bruno onice to bardo. Bianco dominante, sì. Questo è la razza che Giuseppe ritna allevamento, vedo di 50 sbasci pass part. Va in distanza, se si passa lì, non dot che mi afro simile sì, ritiene, non su, possiamo passare in metro. Lo sto dicendo anche in italiano, per via del. Della legge attualmente applicabile, noi teniamo la distanza di, certo. Di sicurezza, sì, tra le virgolette, sì. Perché gli assembramenti non sono ammessi. Sì. E, per quanto riguarda le difficoltà anche a chi alleva come me da tanti anni, le difficoltà sono dietro l'angolo, quindi, però ecco, ci sono tanti accorgimenti che si possono rispettare, e uno di questi per esempio è io sono un po' restio nell'usare i medicinali. Ecco, la volta scorsa parlavamo di cercare di portare la mortalità allo zero. Io negli anni ho lavorato in questo senso e non dico che ci sto riuscendo, però ecco, sta andando abbastanza bene. Il titolo argomento è due preti, nostra vita risolve a po' migliore in vite sture, per sai perché il lancio del mixore. Giuseppe Stugogia, istruire per sai perché il problema di lancio del mixore, non nasce in maniera, Giuseppe Taitola, no. Le migliori drastiche a tutto male, sicuramente c'è giusto neanche il problema di tonno nell'allevamento, poiché un dottor ci sono chi è soggetto i problemi di chilaccio del mio fatto. Naturalmente la selezione avviene negli anni, bisogna selezionare sempre, ci sono sempre canarini, nonostante la selezione di anni, ci sono sempre canarini che nascono con tare negative. Ecco, naturalmente devi come dire, seguire dei criteri e sicuramente si arriva al traguardo. Io voglio essere da esempio per molte persone che partono oggi per poter essere d'aiuto, questo è l'obiettivo. L'obiettivo dietro è dietro qui adesso, già interessante, è selezionare i misoli. Però, dopo la tua vita, mi aiuto a essere esperto se selezionare nel mio lavoro. Poi, non ti dico, dove ti assumi qui adesso, è una selezione in genetica, perché fa tutto ciò, se ci siano i problemi genetici, geneticamente i malati, sì. Quelli cercheranno di non mettere, di non riprodurlo più. Certo. Certo. Che ho esperienza che ci può andare da io, non metto lì, pratica, ma il problema è fatta, non è un problema di là. Per fare un paracolum per il mio cene e spendere, perché il mio cene non lo dice concretizzare, non lo concludere, non è se lo dice follia, non lo dice pacto. Se per fare ciò, mi piace che io sia in follia, mi ha fermissimo, e un pezzo di bar recessivo. Per te chiure, lo dice già interessante, ci può dire, le follie che ti ha, lo tiene dentro il mio. Però io mi ha detto, lo dice, 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 lo
nuk shpesh, jo shpesh ne shikojmë që masa e madhe përbëhet nga shumë zogj, po këtu në këtë në alevamentin e Gjuzepës, kjo është e rritit, është e modës, që gjithë zogj i kemi në këtë parterë. Pra, paga shumë 90% e foleve na rezultojnë klientë të tilla. Po shikojmë me kujdes, tash këtu kemi të tjerë zogj sapo lindur, si prezhitësh. Nga ana tjetër kemi foleve të tjera që janë mjaft të rëndësishme. Tu janë gjashtë. Tu janë gjashtë. Çifti përbëhet nga mashkulli i verdh, intens dhe femra e bardhë. Pra çiftimi perfekt, çiftimi i rregullt. Në këtë fole kemi dy të bardhë recesiv dhe tre të verdhë portator. Shikojmë tashi që zojtë janë bërë gati për të marrë rrugën, pra për të dalur nga voliera. Këto e numërët i shkruar, e kemi 1, 2, 3, 4, gogja interesant. Poi mos harrojmë që jemi në alevamentin e Giuseppe Albergos, që është i ndjekshëm edhe për mjetë YouTube-it. Mund të ndjekni edhe në artikë, në mënyrë të tjera. Këtu jemi tek lutinët, dhe të shikojmë të bashku. Pra kemi 4, 3 jenë lutinë dhe një është portator. Pra shifën qapësi, sepse janë 3 sykuqë dhe një është të zi. Po do të thotë që ky është portatori i lutinës. Pra jemi tek lutinët që janë me vërtet të vështirë për të rritur, nuk është e kollajt. Pra në rast se racat tjera bazë kemi mundësi të zvarjojmë, pra kemi mundësinë e rritjes më të thjeshtë, këtu nuk e kemi. Shikojmë këtu të shi që këta janë aq ngushtë me njëri tjetrin, sa edhe pak. Giuseppe, questi sono lavori, un avorio, bianco, intenso. Tre gialli, un avorio e un bianco. Tre gialli, un avorio e un bianco. E questo è xilushme che in questo momento mai fuori shumë të nase kaq. Ok. Të verë lavorio. Ah, kemi dhe një lutino. Një pezzato që temi në gjunto. Ora siamo, tashi po shkojmë tek Onice. Ti aiutami su Bruno Onice con una femmina Bruno e i figli sono tutti Bruno. Tagli questo. Vieni sto capace qui, questo campione di botto sui cibiti. Questo Bruno Onice giallo mosaico, me femmino Bruno e Tiest. Re Smith i ca Bruno e Tiest, che gli ha portato a Bruno Onice giallo mosaico. Bene ragazzi, allora noi stiamo brindando perché la loro, solitamente quando vieni a casa tua un albanese deve portarti per forza una bottiglia di qualcosa, e lui tra le altre cose, Edward, fa anche della grappa di vinaccio fatta in casa, insomma. Di frutto, non di vinaccio. Ah, di frutto, chiedo scusa. Tra di te uno c'è un full fare, c'è un giretto, tra te visuarmi io godra chi. Dhe kërës ishtë arkine e bëjun, kjo ishte e që të shumë të zete. Falinderit për vëmëndjet, do të kemi takime tjera, gjithë një në tjetën mënyrë, gjithë një, po në alivament të ndryshme. Dhe grazie di cuore. Grazie a voi, naturalmente ci vediamo molto presto con altri video di altri allevamenti. Sicurissimo. Ciao ragazzi.